Enduro Republic, ma non per parlare di Enduro Republic, ma perché qui c'è una leggenda vivente che adesso noi andiamo a incontrare. Per cui i due mondi, le solite cose che io dico, cioè vecchia scuola, harleisti, enduristi. Qui c'è la passione della moto, ma oggi anche in un ambiente di enduro parliamo unicamente di Harley. Entriamo, chiudiamo la porta perché è una cosa molto importante oggi quella che andiamo a fare. Finalmente sono, ma non orgoglioso, ma sono veramente, per la prima volta che faccio le interviste, i programmi, emozionato, perché stiamo veramente per conoscere una leggenda. Sicuramente non ha bisogno di presentazioni, però le faremo lo stesso per i pochi che non lo conoscono. E qui c'è la leggenda vivente, si presenta da solo, parla, si presenta. Ciao, buongiorno, ben arrivati, sono Max Brun e sono dei tre fondatori della numero uno con Carlo Talamo e Roberto Crepaldi. Una vita passata in moto, le Harley sono sempre presenti, certo. Qua dopo vi racconto la storia delle Harley. Comunque questa è una Sturgis completamente originale ed è la moto con cui ho conosciuto Carlo Talamo, quindi ha un significato particolare. E questa è un Night Train centenario che appena è arrivata qua dentro è stata trasformata in Husqvarna, è stata husqvarnizzata. E questa è vecchia scuola perché io veramente amo totalmente questa moto. La mia sarà gelosa, però ragazzi guardate che meraviglia veramente. Sì, sì. Una cosa pazzesca. Vecchia scuola, sì. Raccontiamo un attimo le moto o preferisci parlare? Andiamo a sederci che raccontiamo... Dai. Raccontiamo un attimo la vera storia dell'Harley in Italia. Quindi passiamo sempre nell'officina che abbiamo visto di Enduro Republic, meravigliosa, il meccanico sempre al lavoro, e entriamo, che ormai l'avete vista tutti, nella clubhouse di Enduro Republic. E andiamo a sederci un attimo in un angolino che io amo. Anzi, ci vorrei mettere anche la residenza perché solo le poltrone e i divani parlano veramente di storie. Vediamo un attimo. Di mantenere sempre le distanze, però no, io mi metto vicino qua, tanto un metro ce l'abbiamo. Ok, cominciamo? Ok, sei pronto? Cominciamo, pronti. Dai. Via. Allora, correva il 1984. Nel 1984 io faccio di mestiere il produttore di film pubblicitari e Carlo Talamo allora era agenzia di pubblicità, cioè mi portava del lavoro, quindi dei clienti, ed era famoso, aveva fatto delle campagne per OMSA dove c'era una Triumph e una ragazza con due gambe stupende, rosse. Te la ricordi ancora, eh? Sì, è stato famosissimo, ha vinto un sacco di premi, eccetera, eccetera. E lui era il tipico romanaccio che voi non conoscete perché vestiva col gessato, era tutto serio, eccetera, sì, eccetera. Io lavoravo con mio padre e mio padre continuava a dire, siccome Carlo era venuto da Roma a Milano, ed era un po' solo, diceva esci con quello lì, esci con quello lì, esci con quello lì. E quindi diceva, la colpa è di tuo papà. No, no. E io dicevo, ma che cazzo, non lo vedi quello lì, cosa c'entra con me, il gessato? Siamo totalmente diversi. Non c'entravamo niente. Un giorno però arriva con un Honda 500 XR. Allora io dico, ah cazzo. Enduro. Enduro. E quindi dico, adesso me lo porto dietro, gli diamo una mazzolata, così la smette di rompere i maroni e non lo porto più dietro. Sì. Siamo usciti, e quella volta c'era anche Crepaldi, più tutto un altro gruppo di persone, che poi, bene o male, sono sempre le stesse. Sto parlando dell'80, inizio 84, quindi... 36 anni fa. Usciamo, Carlo era crossista di professione, ha messo il moto alla moto, l'abbiamo visto e non l'abbiamo
mai più visto. Cioè, ci ha dato una paga. Praticamente te l'ha data a te. Sì, sì. No, ma ci ha dato una paga che ce la ricordiamo. Si può stupare col gessato, no? Sì. Prende la moto. Cioè. Ci ha dato una paga bellissimo. Storica. Cioè, lui in moto era irrefrenabile. Da lì, allora, ovviamente, con la moto siamo diventati amici, abbiamo fatto due o tre uscite, eccetera, eccetera. Nel frattempo, lui aveva la Sturgis, io avevo un Softail e Roberto Crepaldi aveva un Wild Glide. Quindi all'intreccio, scusa se lo ripeto, enduro, Harley Davidson, cioè la passione della moto che vogliamo riuscire assolutamente a trasmettere e fare praticamente. Nell'84 era proprio un intreccio enduro Harley Davidson. Ed eravamo praticamente del nostro giro gli unici tre che avevamo le Harley, ma non sapevamo dove ripararle. Certo. Allora Carlo si era un po' stufato di fare pubblicità. Perché a Milano non c'era niente? No, c'era zero problema. Zero. Cioè, tra l'altro sbagliavano l'olio, e sai che le Harley, se tu gli metti l'olio sbagliato, succede la fine del mondo, eccetera, eccetera. Quindi Carlo decide, era un po' stanco di fare il pubblicitario, e io e Roberto gli diciamo: dai, apriamoci un'officinetta per mettere a posto le nostre moto, e poi a Milano qualcun altro ci sarà con le moto, ce ne erano una ventina di vecchie Harley in giro a destra e a sinistra. Quindi prendiamo il primo negozietto di via Nicolini, e nasce la numero uno perché è andata con l'officina. Era officina. Era officina, primo anno officina. Sì. Numero uno perché? Perché io facendo il pubblicitario, anch'io, ho detto a Carlo e ci siamo detti, se la chiamiamo Harley Davidson Italia, se la chiamiamo Harley Davidson Officina, se la chiamiamo Harley Davidson qualsiasi cosa, il giorno che poi dobbiamo venderla o l'Harley ce la vuole comprare, ci dice non vi do più le moto, noi siamo fregati. È un discorso perfetto. Quindi noi ci chiamavamo numero uno come organizzazione, potevamo vendere le Harley, ma potevamo vendere anche le Guzzi, potevamo vendere qualsiasi cosa. Quindi parte l'officinetta, Carlo fa delle scelte, come ti dicevo l'altro giorno, non da concessionario di moto, perché c'erano tutte piastrelle di ceramica nera, che quindi uno dice, se cade un martello lo rompi, e lui dice, e il martello non deve cadere, quindi è così. Io la voglio così. Che bello. Poi il bancone era andato da uno che faceva i bar, si era fatto fare tutto un bancone da lavoro di acciaio inossidabile, che aveva speso 7.000 miliardi, però a un certo punto aveva un'officina tutta nera, pulita, perché allora, tranne Turati, BMW, tutte le officine erano, cioè tu entravi e c'era roba dappertutto, con tutte le cose, con olio per terra, eccetera, eccetera. Sì. Invece lui voleva un po' cambiare questa cosa. Immediatamente dopo che abbiamo aperto l'officinetta, Crepaldi, che di professione invece faceva il concessionario Ferrari ed era il più grosso concessionario Ferrari in Europa, era molto amico dei Castiglioni. I Castiglioni avevano rilevato dalla AMF, che per un periodo di tempo aveva comprato l'Harley Davidson, tutto il gruppo Cagiva, Harley Davidson, Mares, eccetera, eccetera, che poi certe cose le avevano vendute, però l'Harley gli era rimasta attaccata, ma loro non si dedicavano. Quindi noi siamo andati e gli abbiamo detto, voi avete quale Harley? Non fate niente, facciamo una cosa, voi rimanete importatori, noi diventiamo distributori e così vi leviamo il problema. Ad hoc però. Ok, e quindi... Tu guarda le casualità. Gli abbiamo comprato le moto che avevano lì, che erano dei rottami infernali, gli abbiamo comprato un po' di pezzi di ricambio e così comunque il giro ha cominciato. Certo.
L'anno dopo, nell'85, siamo andati al festival, al salone della moto a Colonia. E lì era successo tutto il cambiamento, cioè la famosa Sturgis, che era uscita un anno prima, è stata presentata a Sturgis come il simbolo del ritorno della famiglia Davidson, sì. Perché Willie G. Davidson, che era il nipote, si era ricomprato l'Harley Davidson. Aveva messo un nuovo amministratore delegato, mi ricordo ancora il nome, David Lickerman. Una rinascita. E questa era la rinascita, motorillega leggera, eccetera, eccetera. E loro vennero, ci convocarono a Colonia, e a un certo punto l'americano, loro sono pratici, dicono: ma perché c'è un importatore e un distributore? Che senso ha? Cioè, fate voi gli importatori, sì, che la sentite, e noi abbiamo detto: certo, siamo pronti. Allora ha detto: qua il contratto, abbiamo firmato il contratto. E quindi da lì, da ottobre 85, siamo diventati importatori. I Castiglioni non sono stati molto contenti, ma d'altronde a loro non gliel'avrebbero lasciata, perché gli avrebbero detto: tu, per essere importatore, adesso che cambiate, che siamo di nuovo noi, devi fare queste cose qua, che loro invece erano impegnati con le cagiva, con le loro cose, quindi era tutto un altro mondo. E quindi abbiamo cominciato, primo anno abbiamo importato 15 moto, e fai conto che nel 1985 il dollaro costava 2100 lire, quindi un 883 costava 16 milioni e mezzo, e quell'anno lì avevano presentato il BMW K100 che costava 10 milioni e 8. La gente ci ha detto: fallite fra tre giorni. Tra tre giorni, sì. Fra tre giorni, quattro giorni, fallirete. Invece noi, piano piano, con gli amici, li abbiamo convinti, coinvolti. Di numeri da importare? No, il primo anno ne abbiamo comprate 15 e ha detto: li compriamo così e basta. Sì. Però alla fine, in quell'anno lì, siamo riusciti a venderle, e quindi l'anno dopo ne abbiamo comprate 50 e le abbiamo vendute. E la gente non ha più detto: chiudono in tre giorni. E, e il dollaro ha cominciato a scendere, e noi abbiamo cominciato, sempre da pubblicitari, a cominciare a dare le moto ai vari direttori creativi delle agenzie di pubblicità. Quindi c'era una persona che adesso non c'è più, si chiama Franco Moretti, che era direttore della McCann, c'era un altro che si chiama Andrea Concato, che era direttore della Saatch & Saatch. Comunque si è sempre visto che c'era dietro un bel lavoro pubblicitario. Poi c'era di Carlo, quello che scriveva le cose. No, ma quello è venuto dopo. Vabbè, poi l'abbiamo data a Giancarlo Neoleari, che aveva fatto la Neoleari, a Claudio Terruzzi, insomma. L'abbiamo dato a persone che comunque a Milano erano conosciute. Quindi i famosi testimonial di adesso, quindi abbiamo cominciato poi a fare dei servizi sui giornali. Io ho fatto uno spot per Brooklyn dove c'era l'Harley, e quindi ci siamo andati da fare, no? Certo. Quindi ci siamo andati da fare talmente tanto che ci è esploda tra le mani. Quindi noi abbiamo fatto 15, 50, 100, 300, e là è cominciato il primo problema, perché 300 moto bisognava avere i soldi, perché ancora l'Harley voleva, prima di mandarci i container, essere pagata. Pagata, certo. Quindi cominciare a pagare così tanti soldi, Carlo non aveva tanti soldi, Roberto non aveva nessuna voglia, era impegnato nelle sue cose. Quindi un po' di soldi li avevamo trovati tra le varie banche, un po' di soldi li avevo messi io, e infatti Carlo mi è sempre stato affezionato, perché io l'ho sempre aiutato. Roberto ha detto: questo è un impegno troppo grosso per me, io ho già le Ferrari, non me lo posso permettere.
e quindi dopo 3 anni Roberto è andato via e siamo rimasti io e Carlo 50 e 50%. E da lì poi è scoppiata la moda delle Harley Davidson, perché poi 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, cioè una crescita esponenziale, di esponenziale. botto proprio. Poi velocemente, perché questo. Nel frattempo Carlo si era inventato. Io gli avevo dato lo spunto del nome, ho detto diamo un Sì. nome. Lui aveva trovato numero 1, ma io ho detto diamo un nome, non chiamiamola Harley Davidson Italia perché se no siamo sotto scacco. E lui si era inventato il look dell'Harley, che era comunque tutte piastrelle di tutti quanti, e tutte le volte che dovevamo trovare un concessionario era una guerra mondiale, tutto bancone d'acciaio. Solo Harley in esposizione, neanche le usate. Lui voleva nuovo e usato solo Harley. Il concessionario numero 1 non poteva avere Altre niente cose. di niente. Quindi tutti i concessionari dovevano trovarsi un contatto per cui quando ritiravano un BMW o ritiravano una qualsiasi cosa, la dovevamo mollare via Andiamo lì, subito. certo. Dammi quello che mi devi dare, ma io la moto qua non la posso tenere. Bello però, E quindi e da lì abbiamo cominciato le aperture, perché abbiamo cominciato a fare l'asse. E all'inizio facevamo noi, quindi abbiamo fatto Milano, poi abbiamo aperto Roma, poi abbiamo aperto Firenze e abbiamo fatto l'asse. sì. E poi da lì abbiamo cominciato, ne avevamo aperte 14 in Italia, tutte uguali. E tutto questo in quanto tempo? Tutto questo Dall'inizio dico. in 5 anni. Un lavoro della Madonna. Mamma mia, ragazzi, che storia! Dopo 5 anni, come succede in Italia, le Harley Davidson cominciano a dire: no, cazzo, ste Harley a Milano era pieno. C'era il baracchino Sergio Effisio, che non so se voi Sì? conoscete, e ce l'aveva Lorenzo Giovanotti, perché poi Sì. lì abbiamo conosciuto Lorenzo, che io conosco ancora adesso, e ancora adesso facciamo i video insieme, e lui ha fatto la canzone Sei come la mia moto, Sì, mi e ricordo lì è con l'aria stato quella tutta e lì è stato, e aggrappata lì è sulle stato sue il facce, boom, sì. perché a lui è servito Certo. l'Harley. Ma l'Harley è servito Giovanotti Sì, tanto, perché comunque i ragazzini con l'883, con Lorenzo sì, che che poi ci aveva fatto la personaggio dei promozione, ragazzini, la cosa della moto, cazzo, sulle sue cioè, facce. C'era la cosa, la Rosita Celentano, che aveva fatto Mister Video di tutta quella. sì, ma poi c'era anche Fiorè, cioè, ce l'avevano, e quindi ci trovavamo tutti al baracchino, era una specie di Sì, un ritrovo lì. po' troppo. E quindi poi succede in Italia, cazzo, ce l'hanno tutti l'Harley, quindi diventa una roba un po' da Hai sfigati. fatto scoppiare un boom, un casino. No, ma l'Italia è così, Sì, l'Italia è quando. Sì, vai alle stelle e e poi poi vai dopo alle vai giù, stalle. certo. Poi O piano scoppia un piano colpo. invece abbiamo cominciato a organizzare i tour, il giovedì sera ci trovavamo lì alle 7. E andavamo fuori a mangiare fuori porta, cioè 20-30 km, non tanto. Però la gente aveva cominciato a capire Lo che spirito entrava in un anche, mondo lo come spirito, qua, lo certo, spirito non esatto. doveva organizzarsi, ma andava lì, era già tutto Era già di tutto organizzato, organizzato, trovi le si stesse persone che divertiva. hanno la tua passione e ti diverti con loro. Esattamente. Certo, Quindi, certo. e quindi da lì è ricominciato e non è stata più di moda. Ma è stata trasversale. Infatti noi abbiamo a un Sì, certo punto unito l'ultimo dei meccanici al grandissimo imprenditore, certo. che con l'Harley si appiattivano Ed completamente erano uguali. ed erano uguali, andavano a mangiare Certo. negli stessi posti e La stessa cosa facevano. dell'avvocato, del notaio, del ragazzino, delle cose, si vive la stessa passione, si mette sullo C'erano le stesso stesse piano. cose, sì. Lo stesso piano, sì. Quindi è stato così. È stato così per 20 anni finché poi l'Harley è venuto un giorno e lì è venuto un buono numero 1
e ci ha detto: noi adesso, siccome abbiamo un problema, e il problema è che non riusciamo a capire perché un anno in Italia si vendono solo 883 e neanche un'Elettra, e in Germania si vendono solo l'Elettra e neanche un Neanche l'883. 883, e noi non riusciamo a gestirla sta roba qua. Quindi facciamo un hub europeo e mandiamo 1000 Sì, Elettra, come 1883, fanno oggi, no? Devi prendere tutti i modelli, tipo sì. 5 per modello, E perché poi così dopo vendono. li distribuiamo in giro per Sì. l'Europa, così almeno agli europei, quando dicono voglio 10 o 3, gli diciamo te ne diamo 7 e ti diamo 3 Elettra, 2 Softail o un Sì, per coso. farli E girare, perché sennò così fai un modello. anche loro, per Certo. programmare la fabbricazione delle moto, avevano insomma, era un po' più facile. Detto questo, per esempio, le Harley all'inizio erano viste così male che noi il primo raduno che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in un relais chateau a Lucca, e ha chiamato la segretaria di Carlo dicendo: vengono 25 persone con le Harley Davidson, e loro hanno detto: non c'è posto. Allora ho chiamato io lo stesso posto il giorno Sì. dopo e gli ho detto: dobbiamo fare Occhio, è come gliel'hai una detto. convention di dentisti Ho dentisti, ho avvocati, tutti abbiamo le moto, no? e dobbiamo venire una notte lì e niente, vogliamo 25 camere, prendiamo tutto noi, mandiamo noi il bonifico, Bonifica tutto, sì. l'acconto, buonanotte. Loro hanno detto: sì, non c'è problema. E allora ci siamo vendicati, perché quella sera lì È un gioco, dai. tutti a cena avevamo davanti numero Diavolo, uno sì. e dietro una specie di cazzone gigante fatto con la uno, con due palle quadrate, con tutti i peli, che quando ci hanno visto Dicono, questi, che dentisti cazzo, sono? che cazzo di dentisti sono? E però è stato così, e quindi era tutta una cosa così. Quello che me la sono messa su oggi, questo è una rarità perché ne abbiamo fatte pochissime. I primi 2 anni Leggo intanto, scusate. che noi vendevamo le Harley, la gente non aveva capito un cazzo ancora delle Harley, tranne qualcuno, e quindi ci facevano queste domande ricorrenti. Perfetto. Allora, Che scusa un attimo, sono, posso te le leggo, leggerla? o leggile tu, No, sì, come o vuoi. leggile tu. L'ho comprata perché è di moda. Non ha la retromarcia. È domanda tipica, Tac. sì. Non è restaurata, è scomoda, però si cucca. Sì, ho la faccia da pirla, però l'avevo anche prima. La pancia è carissima, ma sono figlio di papà. No, non mi hanno fatto lo sconto. No, non ti spiego, non capiresti. Mamma mia. Questo era Applauso, Carlo, questo era applauso. Carlo, Carlo, cioè, bravo, perché sì, fare Carlo. una roba così, Sì, insomma, era una roba abbastanza, diciamo, diciamo di provocazione, di molto spessore, provocatoria, sì. sì, E certo. poi comunque erano veramente le domande cretine che facevano chi voleva l'Harley Davidson. Posso farti una domanda che mi è Sì. venuta in mente adesso? E il palle quadre? Palle quadre è il primo palle quadre è iniziato a Lucca, infatti il simbolo era 1-1 con due palle quadrate pelose. Ecco, vedete, l'ho ricollegata Perché bene. nasce ed è l'inizio del fatto che io e Carlo, dopo 2 o 3 anni, abbiamo detto: noi, oltre a vendere le moto, dobbiamo dare qualcosa in più, cioè Certo. dobbiamo organizzare la gente e dargli Certo. E il far andare comunque anche sullo divertimento. stesso piano divertimento, passione, moto, non solo essere finendo Divertimento, la moto, ciao, divertimento, cioè. andando in moto, andare in moto, organizzargli e dire: guarda che il giorno tot facciamo le robe tot, e quindi abbiamo cominciato con quello. E poi da lì è diventato, perché il palle quadre
aveva anche il significato di chiudere la stagione motociclistica, quindi noi facevamo il raduno più o meno la prima settimana di dicembre, quindi di solito e partivamo il venerdì sera alle 9 di E sera. non era che nessuno sapeva dove si andava, no? Nessuno sapeva dove si Se no, andava poi perché sennò ti la dico un'altra gente, cosa. sennò la gente tagliava la Sì, strada certo. e faceva un freddo maiale, quindi palle Non era da quadre anche 24 perché dovevi ore. avere due palle quadre per prendere tutto sto freddo. Anche lì un po' di sadismo, no? A dire, vabbè. cavolo, volete andare in moto, vi viene la passione? No! L'arleista è un duro, E è così, certo. e basta. E poi erano sempre tutte cose che non erano mai state fatte. Carlo si è sempre inventato delle cose, a parte tutte le sue poesie Mamma mia, meravigliose, sì, quello sì. che erano molto originali rispetto a quello che facevano tutti gli Anche altri. perché non è che quando scriveva, almeno ti parlo non perché l'ho conosciuto, ma per il discorso di quello che ho letto, no? Non parlava nel senso della moto in sé, del pezzo di ferro, cioè parlava come se uno scambio d'anima che lui ritrovava nella moto, cioè l'emozione, la sensazione, No, la ma cosa lui che si gli emozionava, dava, cioè cioè. lui proprio si emozionava sulla Cioè, moto. appunto, cioè come io dico, quando io vado in moto, cose che penso, piango a volte come un deficiente, rido, no? Dentro nel casco perché. Sento proprio quello che ti trasmette, cioè l'anima, Sì, cioè il lui lo prolungamento sentiva. dell'anima, Lui quello che ti commuove. era una persona molto sensibile, molto difficile, infatti Carlo molti lo odiano perché lui quando vedeva che entrava una persona e diceva voglio la Davidson, Sentiva la pelle o la cosa così, diceva ciao. sentiva che questo Che non veniva a era in comprare la sintonia. moto perché era di Certo. moda e già gli stava sul cazzo. Già. E gli Però è dicevo, bello ma no dirlo Carlo poi a dai Carlo. vendiamogliela lo stesso, no, quello lì guarda mi sta sul cazzo, no, non gliela vendo. Vuole solo la Davidson, no? Sì, dove la Davidson, La c'erano certi che gli Davidson. dicevano La la Davidson. Davidson Sì, o sì. la Harlin O l'Harley, bravo. Davidson, gli certi dicevano Harlin Davidson. Davidson. Però c'erano, poi c'erano invece certe persone con cui siamo diventati amici. C'è uno che faceva il gelataio e a un certo punto viene e dice vorrei una moto, vorrei un Harley. E Carlo dice guarda, vedi quella che ti piace, no? Non è che puoi dire voglio un Harley, Sì, cioè qua devi partiamo dall'883 sentirlo all'elettra. all'elettra. Sono moto completamente Tutti diverse, diversi. no? Quindi non fare anche tu come fanno tutti gli altri, ma quello lui l'aveva preso in simpatia, capito? Ma infatti era un pazzo furioso di Cremona, che a un certo punto ci dice, va bene, prendo un Softail, gli piace il Softail, prendo un Softail, e dice, posso pagarlo, Qui gelato. no, un po' dilazionato? Carlo gli dice, vabbè, dipende Quanto quanto dilazionato. dilazionato? Costava allora 24 milioni, perché intanto il dollaro Ma era sceso un sì. pochettino, no? Allora lui mette le mani in tasca e tira fuori da una parte 10 milioni e li mette sul bancone. Poi mette la mano dall'altra parte e dice, altri 10 milioni e sono 20. Cioè, per noi il pagamento Cioè, dilazionato addirittura era, non so, in danno, in 2000 euro danno, al sì, mese, no? molto, Quindi ne avesse veramente. 20. Poi, beh, aspetta, poi mette la mano in tasca, tira fuori di qua e mette fuori altri due, quindi ne mancavano due, che quasi quasi glieli facevamo gli Gli sconti. regalavi, è anche un supporto. E invece lui ha detto, eh no, scusate, ce ne ho 22, gli altri ve li porto, allora ce li ha portati 2 giorni dopo, fai conto. Che Per lui era. dilazionato erano nelle tasche, Per lui no? era un pagamento Certo, dilazionato, non ci arrivo con quello quindi in c'erano tasca. proprio i più pazzi dei più È pazzi, meraviglioso, sì. li abbiamo incontrati tutti in un Guarda, raduno. così bello. Poi sono cambiate le cose, però. Vabbè, ma sai, No, sono adesso. cambiate, dico, nel mondo, vabbè, segui i tempi, le cose, No, però. ma perché adesso poi c'è tutto Appunto, marketing, cose, commerciale. eccetera, eccetera. Una volta andavamo veramente tutto a braccia ed era il suo bello. No, è cambiato nel senso, ma non è una cosa che voglio dire negativa, no? Però il discorso del commerciale, il discorso, vabbè, adesso è sempre di moda quello che è, però ha rovinato
combinato, nel senso che su 100 persone magari che incontro per l'Arli, chi veramente ha la passione proprio per la moto, per il libero, sono 5-6. C'è anche il discorso dei raduni, dei, cioè, c'è stati raduni particolari di, che possono essere MC Motoclub, è diverso, ma dico anche i raduni ufficiali tipo dell'ONU, quelle cose lì, cioè sono una cosa di riunione di persone che non, cioè, dove io ti dico la passione non la trovo, la trovo su 5 su 100. Sì, no, ci sono adesso, noi facciamo qua il raduno degli 883. Sì, sì, e, Paolo, sì. Sì. E lì qualche appassionato vero c'è. No, ti sto dicendo, in questi raduni io vedo la passione, sono gli altri che sono più piccati sul lato commerciale, tutti, sono dentro anche io, ti dico nel lockdown, vi parlo di Mallorca, ma lo faccio perché sono in giro per il mondo. E voglio, nel senso, per conoscere anche l'isola e gli amici che sono lì, no? Però il discorso proprio delle feste... Ma tu sei di Parma? Bello. No, io non sono di Parma, io ho abitato 14 anni a Ibiza e poi 4 anni a Parma, per cui mi sento spagnolo, infatti i documenti sono spagnoli. È meraviglioso. Per quello non riesco a... lì loro sono arlisti tanto. Sì. No, ma lì sai che cos'è? Che nel gruppo dove sono io, a Palma, siamo 254. Cioè, iscritti, su un'isola sono tanti. Sì. Sono veramente tanti. E ti dico, la passione là la senti e la vivi, per quello che mi piacciono poi i paesini, non mi piacciono le città, perché una città anche grande la perdi. Nel paesino vivi più il rapporto con la persona, il rapporto con la moto, e anche questa cosa che, cioè, avete creato qua, nel senso dell'enduro, cioè mischiare le cose, cioè che a me piace, andavo in giro con i TM, le cose ho imparato in questa zona perché sono di questa zona con le moto d'enduro, per cui c'è anche la persona che ama l'Harley Davidson e secondo me il 90% hanno la cosa di andare in moto, quindi di godersi la passione anche con l'enduro, con le moto da cross, per cui secondo me è proprio unire questa passione meravigliosa. Sai, il problema qual è? Il problema è che, vabbè, adesso io qui lo dico, ma più sull'America che su qua, io conosco, e adesso mi riaggancio anche al discorso, Matt Levatic è stato fino a pochissimo tempo fa presidente della Harley Davidson, e Matt Levatic era il capo europeo di tutti gli accessori della Harley Davidson. E un giorno viene in negozio da noi, nell'altro, quello non il primo ma il secondo, e vede la Night Train, che era un soft tail elaborato da Carlo, che gli piaceva da morire. Allora, questo Matt Levatic guarda la moto e dice: cazzo che bella, posso fare delle foto e portarla a Willie G. Davidson a fargliela vedere? Il ragazzo la pelle dopo, scusa. Lui ha fatto le foto, gliela ha portata a Willie G. Sì. E Willie G. ha detto: bellissima, la mettiamo in produzione. E quando l'ha presentata ha ringraziato Carlo, dicendo: questa qua è una moto che è stata fatta dal nostro importatore italiano, che a me piace tantissimo, e quindi l'abbiamo messa in produzione. Cioè, ragazzi, avete creato anche una bella storia. No, una cosa vera, questa è storia, cazzo! Storia. E Matt Levatic, da venditore di accessori, è diventato vicepresidente dell'Harley e poi presidente dell'Harley Davidson Motor Company. Ha fatto una carriera pazzesca. Perché è andato sotto l'ala di Willie G. Davidson, sì. e quindi poi è rimasto lì. La mia critica che ho fatto a lui, che conosco e che adesso non è più presidente, perché adesso l'Harley sta andando malissimo, è che loro non hanno fatto niente rispetto a noi, che per esempio abbiamo fatto con Lorenzo un'operazione per, sì, i ragazzini, esatto, che poi, fatto che poi fosse studiata o casuale o metà e metà,
questo è un altro discorso. Però è venuta fuori un'operazione da... Sì, può essere anche stato il momento, può essere stato... No, è venuto che a Lorenzo gli piaceva l'Harley, io facevo i video, gliene abbiamo fatto una ad hoc, gliel'avevamo consegnata da Mike un giorno, quindi è andata in televisione, sì, lui ci ha fatto la canzone sopra e da lì è stata un'esplosione. Quindi c'è proprio tutto il cambiamento della moto di Lorenzo che ti ha fatto voi, cioè il serbatoio... Sì. Lì è nato più o meno è nato Chaos Rock, che Chaos Design, quelli che fanno tutte le moto in aerografate. Sì. E quindi è così, allora il discorso adesso è che i ragazzini di oggi non hanno tanti l'Harley perché non è stato fatto tanto. Sì, infatti oggi si dice l'ambiente Harley sono tutte persone di 50, 60, sì. 70 anni, ragazzino, cioè, già è difficile. Matthew Levatic, cioè comunque l'Harley Davidson in generale, è invecchiata con la sua clientela. Adesso deve per forza fare qualcosa se vuole. Sì, l'unica cosa che io vedo che sta facendo, nel senso che cerca di adeguarsi al mercato, anche adesso con le moto che siamo i GS che usciranno, sì, cioè sta facendo delle cose che però io dico sempre, se è la tradizione, perché io amo la tradizione dell'Harley, già a me non piace l'iniezione, sono a carburatori, sono più vecchia scuola e tutto quello, però anche il discorso dell'Harley è una... Io non la vedo come cosa commerciale, cioè io la vedo... No, ma è la filosofia. Tanto, la Harley è stata la prima a dire andate in moto, andate in gruppo, andate piano, certo. Andate dove cazzo volete. I famosi cancelli. Non c'è, ma senza meta. Sì, mentre col BMW o con la moto giapponese si dice vado a Roma, ci metto 3 ore e 12 minuti. Scusa, un po' sadico sono anch'io. Ascoltate bene queste parole. Sì. Invece adesso, cioè invece l'Harley è sempre stata andiamo in giro, c'è la trattoria. La libertà senza meta, divertimento, passione. Andiamo di là e buonanotte. E basta. Panino con la coppa e salame, ci divertiamo. Con la coppa e salame. Non sappiamo quando torniamo, prenderemo anche freddo, acqua, però andiamo. E via. Ma infatti poi cosa succede? Che a Milano, perché io sono di Milano, d'inverno vedi girare solo Harley e BMW, sì. Le altre moto e poi i cavolo di motorelli con tutti i coperti che io odio con tutte le mie forze. Sai che adesso io mi commuovo, ma perché? Un giorno sono passato per Milano, sicuramente tu lo conosci. Ti dico solo sta cosa qua, d'aneddoto, nel senso, passo a Milano e vedo nero e arancione, no? Ho detto, porca puttana, la prima cosa che mi è venuta in mente è Taramo, Carlo, l'Harley. Mi fermo e ho visto delle cose della numero uno. Quindi sai già che posto è? No. No. Sono dentro moto, sono dentro gli iscritti di Taramo, Rivolta. Ah sì, Rivolta, sì. Io già lì ho detto, devo riuscire a incontrare qualcuno. No, io lo conosco Rivolta, andiamo insieme. Sì, ma gli ho fatto... Ma lui c'erano due appassionati, ci sono... No, perché poi noi mi stavo commuovendo, perché poi c'è quando mi parla di una cosa che stavo parlando... Assolutamente. Non conosceva. Mi stavo commuovendo e mi ha detto, vuoi vedere dei pezzi veramente della numero uno? Allora mi ha parlato, tu con l'ascensore sotto, mi ha fatto vedere i pezzi dell'officina e fa, questi erano di Carlo, di... C'è Rivolta, che è un grandissimo fan di Carlo, ha collezionato delle cose... E poi c'era quello di Mantova, Roberto Rossi, che era un altro, non lo conosci? No. È uno che prepara Harley, molto 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 bravo, diciamo il più bravo d'Italia secondo me, e anche lui ha tutti i caschi, le tute, e le minchiate che c'aveva Carlo, perché Carlo era un gadgettaro di prima categoria. No, quando ho visto lì c'era proprio la... cioè io sono entrato, non sembra un negozio, cioè mi sembrava... Lo so benissimo, lo conosco. Una roba meravigliosa, sono affezionato, parlare, una cosa sono affezionato a Rivolta, viene tutti gli anni, viene a fare anche il raduno. E era il giorno prima che lui partiva, che stava caricando la moto per andare in Francia e c'era il pilota, adesso non mi ricordo... Per fare l'accelerazione. Sì.
e sono andati via lì in Francia. Quindi mi aveva fatto conoscere il pilota, mi ha fatto vedere le modifiche delle moto che c'erano lì e tutto, però è un'emozione. E lui però, il numero uno, per esempio, anche lui ha la Sturgis assolutamente, poi lui ha un Café Racer anche, cioè sì, ha delle belle moto. Poi proprio la passione, perché parlando con lui mi ha detto, ah guarda, io quando voglio vado giù in officina, ho una moto, faccio dei pezzi, li metto lì, me li costruisco, poi se piace non piace, se non piace non guarda. Sì, sì. C'è la testa come la nostra. Lui, no? Lui è veramente appassionato, anche lui, sì. È cioè, ha capito, ma Sam, l'Harley, per chi non la conosce non capisce, cioè l'Harley è una filosofia. Quindi, è quello che, non è una moto, è tutto quello che c'è intorno, tutto quello... le persone che ci sono, come ci si comporta. Anche per quello che quando ti vedi la prima volta, cioè, sembra che ci conosciamo da 10 anni, no? Cioè, poi è proprio bello, cioè, scambiarsi le cose, parlare, vedere. E poi l'Harley penso che sia una delle poche moto, se non l'unica, che puoi farci su quello che vuoi, cioè, puoi mettere la tua immagine e somiglianza, fare, disfare. Sì, è comunque stata la prima, adesso lo fanno molti, con lo fanno tantissime marche di personalizzare, perché ormai è tutto, la gente vuole dal vestito alle scarpe, certo, agli occhiali, vuole tutto su misura, certo, e la moto anche. Noi siamo stati i primi a modificare tutto, ma quando noi siamo diventati importatori Harley. E nel discorso che vi facevo, noi abbiamo fatto 15 concessionarie numero uno, poi siccome la concessionaria numero uno certe vedevamo che facevano fatica, abbiamo fatto 60 americana, che era la concessionaria dove tu dovevi avere nozioni di meccanica dell'Harley Davidson, dovevi avere almeno un Harley comprata in esposizione, però potevi ritirare le marche di altre moto e potevi vendere custom chrome, cosa che invece le numero uno non potevano assolutamente fare. Quindi anche le americane avevano il loro senso. Però non so, te sto pensando non solo, che sono emozionato davvero, non solo le modifica la moto, ma cioè avete fatto una moto che poi è stata portata in produzione, per cui insomma, sì, una cosa pazzesca, questa è testa veramente, una cosa pazzesca. Vabbè, Carlo è ragazzi, un genio, ragazzi, genio. Carlo era un genio, cioè a me mi manca da morire proprio. Pensa che tra l'altro... Anche le persone che non lo hanno conosciuto direttamente. Pensa che tra l'altro, quando è uscito Crepaldi, che non siamo usciti neanche litigando più di tanto, era proprio che lui cioè ha detto, ragazzi, io non ce la sentivo, non ce la faccio, cioè sono troppo impegnato con le Ferrari, non ce la faccio. Cioè, se deve essere un'officina, va bene, ma se deve essere un'importazione, che poi dobbiamo fare... Cioè, perché poi fare una numero uno, di solito, come c'aveva la testa Carlo, non è che l'officina gli andava bene qualsiasi cosa, cioè stavamo in giro 6.000 anni a cercarla, sta cazzo di officina. Poi la compravamo noi, la facevamo noi come ci piaceva a noi, e poi trovavamo magari l'imprenditore tipo Rino di Savona, che c'è ancora, che è un altro degli storici. Gliel'abbiamo venduta lui e abbiamo fatto bene, perché comunque è una persona che si è dimostrata negli anni, sì, sì, un grande. C'è ancora adesso. Sì, sì. Sì, sì, lo conosco. Vabbè. Che storia. Ti puoi adottare? Avete visto la faccia fare un cubato che ci sta pensando? Aspetta che ti faccio vedere due cose. Aspetta, un secondo. Ti aspetto qua? Sì. Allora, la cosa più bella veramente, io non lo so cosa sta succedendo oggi, perché è come se per me si sta realizzando un sogno. Cioè, l'amore che io ho, che penso di trasmetterlo tranquillamente, no? Tutti i giorni per la moto, qua veramente mi fa battere il cuore. Boh, prima volta che sono davanti alle telecamere sono emozionato.
Eccolo, ecco. Allora, vi voglio portare, faccio vedere qualche maglietta così, sì, tanto per capire, perché poi con Carletto noi andavamo in giro. Allora, ma va. Lui, prima maglietta che fa, viva la figa. Allora, io, a me piace da morire sta maglietta, viva la figa, cioè che non è che... Davvero, solo la maglietta, cioè anche... Esatto. E io ho conosciuto la mia fidanzata, che è una della famiglia di Graziano Visconti, quindi loro sono ultra formali. Certo. Con, non mi ero accorto che ci subiva la figa. Allora mi ha detto, ma che cazzo? La mamma della mia fidanzata dice, ma che cazzo di maglietta sul tuo fidanzato? Ma chi è quello lì? Viva la figa, ma che cazzo? Apri la bene che si vede. Ed erano tutte firmate da lui, queste qua. Sì, sì. Questi sono pezzi, questa è la firma di Carlo. Pensate, ragazzi. Scusate, l'operatore stava volando via, anche lui emozionato. Però... Viva la figa, cioè non è che ne hai viste tante di magliette viva, come no. Scritto viva la figa. Lui invece c'è stato un periodo... però anche fine, perché l'ha scritto in piccolino. Anche fine però. Sì. Va bene, sì, da mettere anche sotto una giacca. Questo è stato un raduno che abbiamo fatto nel 90, dove è successa di tutto e di più. È stato il primo raduno che abbiamo fatto in tenda, abbiamo deciso dove facciamo in tenda, lo facciamo a Bardolino. Sì. Che è sulla Briarda, e lì infatti poi abbiamo fatto la maglietta Bardolino 90 e c'eravamo tre giorni fa e qua c'è scritto I left my heart in Bardolino where all is gone e taralluce vino, che vuol dire sì. Siamo finiti a taralluce vino, ma eravamo tutti ubriachi. Certo. All'ultimissimo stadio. Questo, vabbè, abbiamo fatto un raduno per i 10 anni del LOG, dell'Harley Owners Group, sì. Il coso. Questa è la maglietta, invece siamo andati a Daytona, dove c'erano 500.000 Harley Davidson, dove ci voleva conoscere Willie G. Davidson. Io ho la foto con lui. E questa è la maglietta dei 50 anni di Sturgis, che è il raduno più famoso del mondo delle Harley Davidson. Qua c'erano 750.000 moto. Che numero? Tremo! Se, 750.000 moto. Significa che quando siamo andati noi, che siamo andati, abbiamo fatto un giro in America, siamo andati lì nelle Badlands, e le Badlands sono, sai dove ci sono le montagne con i fagioni, con i presidenti? Lì, è lì. Per fare benzina dovevi fare più di 100 km, cioè con gli 883 fai 100 km andare, 100 a tornare e sei di nuovo... Ah, io ne faccio 130. Quindi alla fine erano andati in una crisi micidiale, perché cazzo. E anche solo per far benzina, quanto tempo dovevi aspettare? Cioè, a parte che non c'era, anche se ti fermavi, tutti no, facevano benzina. E per forza, perché poi dopo di giorno, che cazzo fai? Lì ci sono, vabbè, c'erano gare di short track, gare di moto, gare di tutto e di più, gare nel fango. Gare che devi prendere il salsiccione al volo, tutte quelle cavolate lì, però dico la americanate, le moto le devi aspettare. Allora, Carlo, anche qua dovevamo vedere il presidente, perché volevamo chiedergli di dire, senti, cioè adesso sono passati un po' di anni, non farci pagare tutti i container in anticipo, quindi dovevamo fargli un discorso importante. Io in quel periodo lì ero incasinato col lavoro da morire e quindi ero sempre al telefono. Avevamo l'appuntamento alle 9 giù a fare breakfast, mi chiama Carlo e sente il telefono occupato. No, non alle 9, no, ci aveva dato appuntamento alle 7 di mattina breakfast.
telefono occupato, lui era due piani sotto di me, a un certo punto gli girano i coglioni e viene e mi bussa e mi dice: oh, via il telefono, che guarda, ti vuoi muovere che c'è il presidente che ci sta aspettando giù o no? Nel frattempo che entra Carlo, e questa è la scena che mi ha menato per tutta la vita, nel frattempo che entra Carlo, mi chiama il presidente e mi dice: sto cercando Carlo, dove cavolo? Che nel frattempo era uscito per venire a cercare me, dove cavolo è? E io ho detto: è qui, e gliel'ho passato. E Carlo ha detto: no, dai, porco cane, sembriamo che abbiamo passato la notte insieme col presidente, che figura. Che poi quello era uno tipo reganiano, durissimo, cioè, che cazzo ne so. Quindi quella scena lì è stata una scena troppo bella. È qui, ma vaffanculo. E va bene, e quindi è così. Amico, compagno di una vita. Amico, compagno di una vita, te lo stavo dicendo prima, quando siamo usciti, quando Roberto Crepaldi è uscito, perché prima eravamo 33, 33 e 33. Sì. Quando siamo usciti gli ho detto: Carlo, prendi tu il 51, perché poi io ero, lui era la faccia, lui era quello che lavorava, sì. Io ero quello che stava dietro, che seguiva un po' la finanza, che seguiva un po' lo sviluppo, che magari facevo i contratti con i commercianti. Il commerciale. Però io ho detto: prendi tu la maggioranza, 51-49, che così va anche bene, decidi tu, sì. A me va tanto, quello che fai tu va benissimo. E lui mi ha detto: no, io voglio che noi abbiamo 50 e 50, perché secondo me la numero uno è nata così, è nata da due amici non litigano, se ci sono dei problemi ci si parla e ci si chiarisce. Sì. E lì stavamo già parlando di interessi di un certo tipo, non stavamo parlando di noccioline. Quindi, per dirti, quando senti che la gente dice: Carlo era un bastardo, Carlo era di qua, Carlo era di là, Carlo era la persona più corretta, più sensibile, più veramente piena di attenzioni che io abbia mai conosciuto nella mia vita. E ve lo giuro che mi manca da morire. Sarà un vuoto. Detto questo, quando io ho fatto società con Carlo, tutti i miei amici mi hanno detto: tu sei scemo, la testa, questo romanaccio ti frega dopo 3 secondi, buonanotte. E sì, come ha fatto invece, quella volta all'inizio. E invece un cavolo, Carlo, anche quando ho avuto dei problemi di lavoro, c'è sempre stato, mi ha dato una mano. L'amico che si può chiamare fratello. È proprio fratello. È un fratello e sono quei fratelli che trovi nella vita, ne trovi due. Uno. Già uno sei fortunato. Due sono già tanti. Sì. Tre diventa una famiglia meravigliosa. Io per ora devo dire che ne ho trovato uno, quindi sì. Che si è comportato come lui. Quindi per me Carlo è rimasto sempre Carlo. Certo. La numero uno purtroppo l'hanno fatta andare male. E le Harley io ce le ho sotto la pelle e sarà sempre così. Ma il discorso dici è andato male per il discorso della cosa commerciale che hanno buttato, no? In cosa? No, dico è andata male per quel motivo. No, è andata male perché poi quando è mancato Carlo io ho aiutato a seguire il testamento di Carlo, che era molto complicato perché a quel punto avevamo tante aziende, che c'era le aziende erano comunque le numero uno, che erano tutte società a parte, quindi c'era l'importazione, poi c'era la numero uno Milano, la numero uno Firenze, la numero uno Roma, tutto l'asse, dove
certi eravamo proprietari 100%, certi erano soci, poi c'erano le americane, poi c'era tutta la numero 3, poi c'era la giallo 40 Disastro. con le Bentley e le Rolls Royce, più c'erano gli immobili, era un casino della Madonna. Miseria. Quindi è così, lui è mancato, io ho seguito il testamento e ho formato una squadra per la numero 1 Milano se la numero 1 ci lasciava il nome, perché tutte le altre concessionarie le hanno chiamate appunto Harley Davidson Bologna, Harley Davidson Mantova, Harley Davidson, che cazzo è? Sì, Quindi loro hanno numero uno, è detto: rimasto solo Milano se ci praticamente. stai dentro tu, allora Sì. lasciamo il nome numero 1. Quindi nel nome numero 1 c'ero io, c'era il commercialista Giovanni La Croce che ci aveva sempre seguito dai Dei tempi tempi dall'inizio. dell'importazione, un mio carissimo amico che si chiama Andrea Ostivesic, che va bene. Siamo stati, e poi questo Giovanni Valla, che era una persona, anche lui particolarmente sensibile, non tanto a posto, perché aveva degli sbalzi di umore, però molto competente nel mondo dell'Harley. E nei primi anni abbiamo avuto un successo enorme, abbiamo venduto, siamo arrivati a vendere 700 moto nuove all'anno, concessionario più grosso europeo per 3 anni. Mamma mia, che roba, ragazzi, ma credete nei Dopodiché, sogni sempre, perché guarda come si realizzano, guarda, meraviglia. poveretto, questo Giovanni Valla è andato completamente fuori, non si sa per quali ragioni, è andato fuori e si è tolto la vita. Quindi sono rimasti altri due soci che non sapevano un cazzo di Harley e non sapevano niente dei conti che Giovanni aveva lasciato, eccetera, eccetera. E quindi la numero uno, piano piano, è andata sempre, 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 sempre peggio. Poi è stata comprata da un gruppo che proprio non ne Non sapeva sapeva niente niente. e da lì l'hanno chiusa. Secondo me l'Harley Davidson Italia ha sbagliato a non salvarla. Io gliel'avevo detto, salvatela, non potete non salvare la Una cosa creata numero uno, così, che è un mamma mia. simbolo. Certo. Infatti quello che era l'amministratore delegato di Harley Italia è stato mandato via. E quindi questa è la storia No, della anche perché, numero come hai detto tu, nel senso è un simbolo, cioè. uno. Era un sì, non Se parli, vabbè, con potevano. le persone che hanno la mia Ma età, tutto, quando parli della numero uno, è la numero prendeva l'Harley Italia, la metteva un attimo a posto e cambiava i Basta. soci, la rivendeva e finiva, Certo. era già fatto, non era un problema. Vabbè, adesso ti è rimasta nel cuore per tutta la vita, sia Carlo che la numero uno, che il progetto, è dentro di te, chi se ne frega, vive dentro di te È qua, è qua, nei ricordi della gente. è qua. Nei ricordi della gente. Ed C'è gli occhi è lucidi, ce tra l'ho anch'io, l'altro, occhio, eh. eh? C'è gli occhi lucidi, ce li ho anch'io, Parlare di Carlo è eh. così. Mamma mia. Vuoi dire due o tre cose di Carlo per ricordarlo che ti fa ridere? Non so, delle cose che ha fatto con la moto, come mi ha detto l'altra volta che ho volato sulla pianta. No, allora, vi voglio raccontare una cosa che è una cosa che è veramente incredibile. Anzi, due cose vi racconto. Una, il primo Softail che è arrivato aveva i tappi dei serbatoi che si aprivano uno per così e E l'altro in senso contrario. uno in senso contrario. Io e Carlo, che comunque siamo andati in moto tutta la vita, non so come mai quella sera lì ci è presa che si dovevano aprire tutte e due dalla stessa parte. Traducevino, no? Quindi abbiamo cominciato con il trapanino, col coso. Siamo stati 5 ore, Perché riguardate prima lo abbiamo stesso senso. smontato il tappo
in tutti i pezzi possibili e immaginabili, e poi abbiamo scoperto che stava girando. Ha detto, ma non è possibile che non è possibile. E io mi ricordo che Carlo diceva, non è possibile che abbiamo fatto una roba del genere. E un'altra roba che ha fatto Carlo, che si era divertito da morire, è che, non posso dire il nome e la marca della moto, ma è venuto un giorno uno che ha vinto un custom a quei concorsi. Ha detto, senti, a me questo custom mi fa schifo, me lo ritirate voi e io mi compro un Harley nuovo. E Carlo ha detto, va bene, cioè, non c'è problema. Quando è arrivato questo custom, lui l'ha preso, l'ha smontato in 100.000 pezzi, l'ha messo in un negozio. Che c'è la foto. Che era il negozio. E quando c'è la foto con tutti i pezzi smontati. Sì, c'è tutto nel negozio, sì, di fronte. Sì. E ha detto, ecco, questa è una moto che è stata vinta da un nostro cliente che ce l'ha portata qua, questa è la fine che ha fatto. Lì abbiamo preso la denuncia penale, certo. della fabbrica, perché è così. È così. Ragazzi, non lo so, io commosso, piango, rido, non riesco io più a gestire. Io pianto anch'io. L'emozione. Salutiamo Carlo. Io, ecco, invece di salutare altri o cose come faccio sempre alla fine della trasmissione, io direi che per me è un onore. È un omaggio a Carlo. A Carlo, salutare Carlo, arriverai sempre dentro di noi e ci hai fatto veramente nascere la passione per le Harley Davidson, che sono diventate la mia vita e che mi tiene in vita. Max Brun, il nomade del Rules.